Wir trinken uns zusammen. That festival has a very old tradition. It's 46 years old. And one of the traditional main thing is that there is a jury of critics. So they choose and they create this festival. And so these critics has a lot of critics outside that say, why did you choose this 10 remarkable productions? And it's my job to choose the critics in, or to invite the critics inside the jury. And then I have to do this festival. And I think it's a dialogue between productions, and it's for the discussion about the theater, what's going on now, here and now. It is a festival in German language. But it also aims to create links with other festival, other European reality, I think. What can you tell us about this? Yeah, we have a lot of guests, international guests. It's in, there is an international forum for 45 theatre makers. We invite them to come to Berlin to enjoy this festival. And we have a lot of international festival directors from the Goethe Institute, and they are invited to come, and they invite these productions to come to their country. Yes, we met yesterday our friends from Emilia Romagna Teatro here in Berlin. So I think the German city theater system is it's a very unique, and so we have a lot of chances to make experiments with what can theater work with the society. Mach auf! Hey, mach auf! Nein, hör auf! With Sophie Oksanen here at the Theater am Treffen, you are one of the authors chosen for a public reading here. And what do you think are the reasons you were chosen for? I don't know. You'll have to ask that from the jury. My play is written in Finnish and now translated in German. And I suppose. Where are you from? I'm from Finland, from Helsinki, and I'm half Estonian and half Finnish. And that's the reason why I have been writing about Estonian recent past. What is the aim of your writing? What do you try to? I try to change the world, of course. Because, how long does it really take? Well, I don't think I'm able to do that during my lifetime. But I think that art is a good way to deal with very delicate and sensitive issues and themes. And one very great thing about art, well, and theatre, is that people can identify themselves and feel compassion towards characters, and you know, just towards a couple of persons, not towards millions, for example. That's why history research, that's where you kind of find lots of information and millions of people and lots of numbers and dates, and so that is not something that you can feel compassion to. But characters and, you know, living persons are always something you can feel. They create feelings, and that's something that I think that theater and art is a great way for people to understand better history, for example, and also to understand different cultures. Io sto lavorando con il collettivo Pop Squad, che è un collettivo metà tedesco e metà inglese, lavorando su, il nostro lavoro si chiama Framing Reality, quindi lavoriamo su
situazioni dal quotidiano, sull'incorniciare situazioni del quotidiano, diciamo così, attraverso e poi come intervenirci con performance, azioni, eccetera, eccetera. Da quanti anni sei in Germania? 6. Parlaci di quello che hai potuto fare in questi anni qui e... Allora, ho lavorato principalmente, ho collaborato come assistente alla regia con diversi registi tedeschi, tipo Ostermeier, ma anche belghi, Luc Perceval, piuttosto che francesi, olandesi come Johan Simons e poi tanti altri tedeschi, Stefan Kimmich. Ho collaborato anche per diversi progetti con dei gruppi svizzeri, uno di questi, che poi è un gruppo svizzero-tedesco, è quello di Rimini Protocol, con il gruppo 400 ASA, in diversi progetti in questi anni, e parallelamente lavoro come regista, quindi ho fatto diversi progetti sia un po' per quello che riguardano l'immigrazione, l'integrazione, che è un po' quello che poi è anche hai la mia vissuto storia, anche sulla tua pelle, esatto. E soprattutto e poi anche mi sono occupata di nuova drammaturgia, che qui in Germania è comunque un campo un molto vasto, è un versante, vengono fatti molti nuovi testi, ci sono tantissimi drammaturghi, tantissimi nuovi scrittori, e si cerca di sperimentare anche con loro nuove forme. Perché sei dovuta venire in Germania? Per questione di lavoro, la storia è la più vecchia del mondo, nel senso che in Germania c'era lavoro, in Italia non ce n'era, e così è continuato ad essere fino ad adesso. Davide, perché sei qui? Sono qui al festival perché ho mandato il testo durante le selezioni a dicembre, e sono stato selezionato allo Stuckmark, che è la sezione Nuova Drammaturgia, che è aperta a tutti autori europei, non solo ad autori tedeschi come il Theater Treffen ufficiale. Il problema in Italia è che se non credi tu in te stesso, se non ti promuovi tu in te stesso, non lo fa nessuno, mentre qua c'è più meritocrazia probabilmente, non lo so se sei capace di fare una cosa, se la fai bene, non c'è bisogno che sia tu ad andare a farti pubblicità, che è una cosa un po' scomoda. Mi sembra che ci sia molta più attenzione per... È un fatto sociale? Sì, 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 è un fatto sociale, non è così solo nel teatro, però nel teatro è il mondo che conosco di più, di cui posso parlare. Si tienes algo para mí, dámelo todo, por favor.